Umiltà, perché avremmo dovuto ieri sera iniziare il nostro torneo con questo momento semplice. Sette sono le lampade che abbiamo acceso, sette sono le preghiere che leggeremo, ma il sette indica nella Bibbia e nella cultura religiosa la pienezza, tutto, il tutto. Quindi rappresenta tutto. E allora facciamo prima il momento della preghiera, poi diamo la parola al sindaco e così poi dopo iniziamo questa seconda e ultima parte del torneo per concluderla alla fine con la premiazione e una piccola festa in cielo che faremo vicino alla chiesa quando sarà finita la premiazione. Alle nostre preghiere, quando il lettore concluderà dicendo preghiamo, noi diremo tutti ascoltaci, oh Signore, il Signore di tutti naturalmente. E il Padre nostro concluderà la nostra preghiera. Già ho spiegato come facciamo. Ogni persona che deve leggere questa piccola preghiera prenderà una di queste lampade, la porterà prima su questi berilli e poi viene da me per leggere la preghiera. Ho dato questo titolo alla preghiera Fratellanza Universale, perché al di là delle nostre razze, lingue, religioni, cultura, noi siamo tutti fratelli e quindi la fratellanza non è solo della città, della nazione, ma è di tutti i popoli. Queste preghiere naturalmente si concludono con una preghiera speciale, particolare, che è dedicata per volontà del Noce ad un ragazzo, un giovane, Daniele, al quale riserviamo l'ultima preghiera e anche la parola della mamma che sta qui con noi questa sera per ricevere questo momento di fraternità. Questo abbraccio, direi, proprio un abbraccio, perché la preghiera, la presenza è sempre un abbraccio a chi vive la fatica della sofferenza. Cominciamo allora con la prima. Signore Dio, tu che sei padre di tutti gli uomini, insegnaci a riconoscere ogni uomo come tuo figlio, il nostro fratello da accogliere e da rispettare. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Vogliamo superare ogni forma di divisione tra noi, essere tutti uomini che sanno accettare ogni persona con la sua cultura e la sua fede. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo e ci impegniamo a fare di questo torneo di calcio una occasione di amicizia e di confronto leale per rispettare le regole del calcio e accettare ogni risultato. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Signor Dio, Eterno, Allah, Geova, che bellezza vedere e sapere che, nonostante le molteplicità delle religioni, sei unico. In questo giorno di pace e integrazione, non ti chiediamo, ma ti imploriamo di toccare il nostro cuore, le nostre anime e il nostro spirito qui e altrove. Conosci tutti
i presenti e non. La volontà del bene con l'azione è buona, ma prima di tutto deve partire dal nostro pensiero e non per uno ma per tutti, e poi lasciati guidare da te eterno per la realizzazione di nostra azione. Amen. Amen. Buonasera a tutti. Voglio pregare a nome di tutti i miei amici, perché questa esperienza possa essere un'occasione di rispetto di ogni persona, della sua razza, della nazionalità e della sua cultura. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Voglio ringraziare Dio e tutti quelli che ci seguono e ci aiutano nelle nostre comunità di accoglienza per insegnarci ad essere più bravi nello stare con gli altri, imparare un lavoro e saper rispettare ogni persona diversa da noi. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ringraziamo Dio per il nome di Daniele. La memoria della sua persona e del suo impegno ci aiutano a vivere bene la nostra crescita umana per essere uomini nuovi, capaci di impegnarsi per la giustizia e la pace, perché ogni uomo possa sentirsi cittadino del mondo in qualsiasi luogo è chiamato a vivere. Questo nostro amico e fratello possa essere orgoglioso di tutti noi. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. L'applauso da colore per colore, mamma. Non ce la fai, niente. Un abbraccio a questo che stanno facendo per Daniele e per ogni persona che ha bisogno di essere aiutato a camminare e a crescere come siete tutti voi, come siamo tutti noi. C'è una preghiera universale che riconosce Dio come Padre, e questa la diciamo per quelli che la sanno, proprio per concludere questo momento così particolare, e di cui vi ringrazio, perché io credo che ogni cosa debba nascere da Dio e debba portare a Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Passo la parola al sindaco della città, così ci fa il benvenuto per questa manifestazione che è giunta già alla sua quarta edizione. Grazie Padre Enzo, e voglio dare innanzitutto un benvenuto a tutti quanti voi che siete qui nella nostra città. E poi Padre Enzo parlava di fratellanza, noi più laicamente parliamo di solidarietà, di integrazione e di rispetto. Queste sono, credo, le tre parole che debbano sempre essere messe al primo posto quando noi si può aiutare quelli che in un certo momento sono più deboli di noi. Quindi grande solidarietà, grande integrazione, perché occorre fare accoglienza e saper fare accoglienza, e rispetto da parte nostra nei confronti di tutti voi e da parte vostra nei confronti di quelle che sono le nostre regole, il nostro mondo e in questo caso la nostra città. Vi auguro un in bocca al lupo per lo sport e per la partita che andate a fare, e ovviamente vinca il migliore. Buona subito all'inizio, voi sapete già gli accoppiamenti, le squadre, i campi, quindi con questo applauso concludiamo. Non vi dimenticate che quelli che possono, dopo la premiazione delle coppe, ci fermiamo lì per mangiare un po' qualcosa e vivere un momento di festa e di fraternità. Grazie a tutti.